proseguendo da dove ci siamo interrotti. Per quanto riguarda la programmazione, allora la realizzazione di un programma per far funzionare una macchina a controllo numerico può essere molto coinvolgente. Ad esempio, ci sono molti parametri da scegliere, come il tensile, la velocità di avanzamento o la modalità di posizionamento del pezzo sulla macchina. Quindi, insomma, ci sono delle cose importanti, ecco, che vanno scelte durante la programmazione del processo. Né in una macchina che lavora per additive manufacturing tutto ciò risulta un po' più semplice, nel senso che il procedimento è più strutturato, quindi ci sono sì dei parametri da scegliere, ma nel complesso risulta tutto molto più semplice. In questa slide possiamo vedere alcuni esempi di oggetti realizzati per additive manufacturing, ma non mi dilungherei molto, nel senso che sono cose che penso tutti abbiano più o meno visto, ecco, se non altro in generale. In questo paragrafo andiamo a vedere quelle che sono invece le tecnologie correlate all'additive manufacturing. L'input, che più comunemente viene utilizzato nella realizzazione di un programma, è un file CAD che viene convertito in STL. Questi file STL in realtà possono essere generati anche in altri modi. E da qui partiamo per la prima tecnologia correlata all'additive manufacturing, che è il reverse engineering technology. I processi di reverse engineering consistono nell'ottenere dati sulla geometria di un pezzo mediante l'oggetto stesso. Questi dati vengono acquisiti tramite degli scanner laser o dei tassatori, delle sonde, che ci forniscono in prima battuta una nuvola di punti. Questa nuvola di punti viene successivamente rielaborata mediante appositi software e ci fornisce indicazioni più precise sulla geometria di un oggetto. Andiamo ora a vedere che cosa si intende per computer aided engineering. Un file CAD può essere utile nell'analisi, oltre che per la produzione dell'oggetto, ovviamente, ma può essere utile anche nell'analisi e nello sviluppo di un prodotto dal punto di vista economico e di efficienza, nel senso che conoscere un prodotto bene prima di produrlo può fare in modo di rendere più efficiente il processo, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto finale che dal punto di vista economico. Per questo spesso i programmi CAD 3D sono collegati ad altri pacchetti che utilizzano tecniche di calcolo agli elementi finiti per calcolare, non so, ad esempio le proprietà meccaniche di un oggetto o altre cose che permettono di migliorare alla fine il processo produttivo. Questi pacchetti sono detti computer aided engineering software. Andiamo a vedere l'Haptic-based CAD. I sistemi di modellizzazione CAD, Haptic-based, forniscono praticamente un ambiente di disegno che è molto più intuitivo rispetto ai normali programmi CAD. Questi permettono essenzialmente la realizzazione di superfici freeform in modo molto più semplice rispetto agli ambienti di disegno classici, ecco. Vengono spesso utilizzati dispositivi robotici di feedback, di fatto, che permettono di vedere un oggetto sullo schermo e contempo tastarlo, diciamo, nello spazio mediante appunto questo dispositivo robotico. Andiamo ora a vedere la seconda parte degli esercizi. Quindi, l'esercizio numero 5 chiedeva di creare una lista di web link di video che rappresentassero diverse tecnologie di additive manufacturing relative catene di processo. Non apro tutti i link, comunque ci sono quattro link che sono relativi a quattro diverse tecnologie di additive manufacturing. Uno di questi era legato alle lavorazioni per estrusione, uno era sull'SLM, e uno era un po' più generico, parlava di additive manufacturing generale e del processo, e l'altro di direct energy deposition.
L'esercizio numero 6 chiedeva di fare una lista delle diverse caratteristiche delle tecnologie di manufacturing paragonate con il CNC machining. Vabbè, questo l'ho detto un po' nella mia parte di presentazione, comunque vado a leggere la risposta. La prima differenza è data dalle tipologie di materiali, l'abbiamo detto. Un'altra differenza importante è la velocità di realizzazione del pezzo, sia per quanto riguarda la lavorazione vera e propria che per l'intero processo, anzi per il processo intero abbiamo il guadagno maggiore a livello di tempo. Fondamentale nella scelta del tipo di lavorazione è la geometria del pezzo da produrre, quindi se la geometria è semplice è probabile che mi convenga utilizzare delle macchine CNC, se la geometria invece è complessa è meglio optare per l'additive manufacturing. Quindi complessivamente, alla fine di tutto, risulterà più vantaggiosa la scelta dell'additive manufacturing se sono richiesti tempi brevi di prototipazione e di processo e realizzazione di oggetti con geometrie molto complesse. Come funziona il dispositivo Phantom e perché è utile o pratico, insomma, per creare modelli con superfici freeform rispetto ai programmi CAD tradizionali. E come già detto, gli Active Base CAD permettono di lavorare in un ambiente di disegno che è più intuitivo, se vogliamo, e quindi permettono proprio di tastare un oggetto mediante questo dispositivo detto Phantom, che fornisce un feedback di forza relativo all'ambiente di modellizzazione virtuale. Esso risulta quindi più comodo appunto per la realizzazione di superfici freeform, perché è più libero, ecco, se vogliamo, dà più libertà a chi sta disegnando di realizzare oggetti.